Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Onde Corte. Sono Ottavio e sono qui da solo. Purtroppo Alfonso, il mio caro amico, ha avuto un problema legato all'influenza e quindi lo salutiamo e gli auguriamo ovviamente una pronta guarigione. Per questa nuova puntata di Onde Corte abbiamo il piacere di avere qui con noi Luca Scandamburlo, un autore che noi seguiamo, anzi personalmente seguo da tanto tempo e ho sempre apprezzato i suoi lavori, soprattutto quelli legati all'argomento di Nibiru, quindi legato al pianeta X, al fantomatico o anche non fantomatico pianeta X. E Luca, buonasera. Buonasera e benvenuto. Buonasera Ottavio e buonasera a tutti quanti. E siamo qui appunto, ti ospitiamo veramente molto volentieri e ti facciamo ancora i complimenti per il lavoro che hai svolto in tutti questi anni. Per prima cosa, per chi non ti conosce, una breve presentazione sui tuoi lavori, su chi sei e poi possiamo iniziare tranquillamente a parlare di questo argomento. Sì. Mi sentite bene? Sì? Sì, sì, ti sentiamo benissimo Luca, vai tranquillo. Sì. Mi fa molto piacere che tu mi abbia chiamato dalla Calabria, perché io mi sento idealmente legato a questa terra che non conosco, non ho mai avuto la fortuna di visitare, ma speriamo. Diversi anni fa io partecipai a un premio letterario che si chiama Premio Letterario Giuseppe Berto e che è stato istituito proprio per ricordare il grande scrittore veneto che fra l'altro nacque nella città dove io ho passato la mia infanzia e la mia giovinezza, Mogliano Veneto. E questo premio viene tenuto ogni anno alternativamente nella città di Mogliano Veneto e nel comune di Ricavi, dove viene conferito il premio. E io partecipai e non vinsi con un'opera prima, un romanzo, non fu nemmeno segnalato, partecipammo in 78, l'edizione 14esima del 2002, ma uno dei membri della giuria mi scrisse in privato e mi fece i complimenti, insomma apprezzò la mia opera e questo diciamo contribuì, aiutò il mio percorso di scrittore. Io mi sento più uno scrittore prestato al giornalismo, ecco. Okay. Questa è una breve introduzione per ricordare che lo scrittore veneto, che io tra l'altro amo insieme a Dino Buzzati, trascorse gli ultimi anni della sua vita a Capo Vaticano ed è attualmente sepolto nel cimitero di San Nicolò, che è una frazione di comune di Ricavi, che tu conoscerai sicuramente. Sì, conosco benissimo, certo. Ci sono stato in vacanza alcune volte, quindi. E quindi tu meglio di me conosci la bellezza della Costa degli Dèi, di cui si innamorò Giuseppe Berto. Sì, assolutamente, paesaggi bellissimi. Niente Luca, quindi possiamo tranquillamente, dopo questo breve preambolo, iniziare e buttarci, diciamo così, a capofitto in questo argomento così interessante, che a me è sempre affascinato e che da appassionato lettore e studioso di Sitchin ho trovato in te, diciamo così, un degno compagno di viaggio per quanto riguarda lo studio di, anche legato a uno studio astronomico più che linguistico legato al pianeta Nibiru. Ma più che studio astronomico, diciamo che io ho cercato di fare una mirata opera di sistematizzazione di conoscenze storiche nel contesto astronomico, cercando di legarle alla letteratura controversa, pseudoscientifica, di cui ovviamente fa parte l'opera di Zeccaria Sitchin. Ecco. Una cosa, Luca, leggendo i tuoi libri salta subito, diciamo così, all'occhio. La ricerca, ovviamente, del pianeta X è un qualche cosa che ha sempre affascinato e incuriosito i vari astronomi, ma non solo, perché anche li ha anche divisi e si sono prodotti scontri, diciamo, che poco hanno a che fare con la scienza e molto con l'ego umano. A parte ovviamente il compianto Harrington, di cui tu fai tessi le lodi nei vari libri, ma sì, per chi non lo conoscesse, ecco, bravo.
bravo Ottavio che l'hai sottolineato, ricordo a tutti che fu un grande astronomo in forza all'osservatorio navale americano, morì nel 1993 per un cancro, diciamo... Alla gola, se non ricordo male. Come, scusa? Un cancro alla gola, se non ricordo male. Sì, un cancro alla gola. Lo stroncò, diciamo, ecco, proprio nel pieno della sua vita professionale, a circa 50 anni di età, proprio quando lui, con grande ostinazione, continuava a sostenere che era fondamentale continuare a cercare nei cieli la presenza di questo fantomatico pianeta X, o decimo pianeta all'epoca, responsabile delle perturbazioni di Urano e Nettuno, perturbazioni che, a differenza di quanto sostenuto dalla letteratura per gli addetti ai lavori, non erano state cancellate, o comunque non erano state eliminate dai nuovi dati forniti dal flyby della sonda Voyager 2, che avvenne nel 1989, la quale, passando nei pressi di Nettuno, ridusse, diciamo, il calcolo un nuovo calcolo della massa del pianeta gigante esterno, lo ridusse di circa 0,5% e sembrò cancellare con un colpo di spugna i cosiddetti residui, no? Cioè le differenze tra le posizioni occupate nel cielo lungo la traiettoria dei pianeti Urano e Nettuno e quelle calcolate, ecco, a tavolino, sembrava che fossero scomparse, no? Queste discrepanze. Invece Harrington diceva che non erano state completamente eliminate, quindi lui confidava ancora nella ricerca. Lui ovviamente, Luca, per chi non lo sapesse, cercava in una data zona del cielo. Lui aveva individuato più zone, al dire il vero. Una era nel cielo australe, proprio la costellazione del Centauro. Ecco. Poi si era concentrato anche su altre zone. Lui, diciamo, aveva non è che lui fisicamente all'oculare, insomma, non è che lui al telescopio cercasse, lui aveva incaricato dei team di ricerca, lui operava a Washington, no? E diciamo così, dapprima fece lavorare il suo team di ricerca dal Cile, e in un secondo momento, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, dalla Nuova Zelanda. Ovviamente da quelle località là si può osservare soprattutto il cielo australe, Certamente. Così, sì. Per chi non lo sapesse, secondo la teoria di Sitchin, ovviamente, Nibiru, il pianeta X, il decimo pianeta, ha una ovviamente un moto di rivoluzione attorno al Sole molto allungato, di migliaia di anni probabilmente, ha una massa molto grande, correggimi se sbaglio, e ha un piano molto inclinato sull'eclittica. Sì, di una trentina di gradi, cosa che tra l'altro è molto singolare, perché proprio le ricerche più recenti, no? A livello teorico, quindi da lavagna, da tastiera, da computer, insomma, indicano che molto probabilmente il cosiddetto pianeta 9, e poi magari ci torniamo su e discutiamo su questa espressione che io trovo molto sfortunata. Vai Luca, vai a ruota libera, parla tranquillamente. Sì, sì, sì. E volevo dire, è molto singolare il fatto che tra le caratteristiche orbitali di questo fantomatico pianeta 9, che diciamo è la new entry, diciamo, delle ultime ricerche, ecco, l'inclinazione orbitale suggerita dal team di astronomi che stanno teorizzando, ipotizzando questo pianeta, di cui hanno trovato evidenze indirette, quindi non c'è nessuna osservazione diretta, diciamo, fisica astronomica, sì, certo. Esatto, diretta, ma ci sono fortissime evidenze che esiste, fortissime evidenze astronomiche, fisiche, di cui magari parleremo successivamente, che indicano la sua presenza. Ebbene, l'inclinazione orbitale suggerita da questi scienziati, che sono brillanti scienziati che operano negli Stati Uniti al California Institute of Technology a Pasadena, indicano un'inclinazione orbitale di 30 gradi. Ora, invito tutti i lettori che amano Zecrale Sitchin, e anche quelli che non lo amano, a farsi prestare un libro di Sitchin, in particolare il libro Genesis Revisited, no? La Genesi Revisitata. Che poi sarebbe, se non sbaglio, l'altra Genesi. Esatto, uno dei capitoli finali, Zecrale Sitchin indica proprio il pianeta che lui chiama Nibiru, diciamo, con un'inclinazione di 30 gradi sul piano dell'eclittica. Io trovo che sia un risultato straordinario. Assolutamente, ma tutte le teorie, chiamiamole teorie, che Sitchin disse già dalla fine degli anni, dalla seconda metà degli anni 70, poi man mano hanno trovato
delle conferme, come l'aspetto, sì, diciamo, il colore di Urano, sì, e Nettuno, per esempio. Su lì avrei qualcosa da ridire, da rimproverare a Sicci, nel senso che il colore verdastro del pianeta Urano era già noto. Non è stato necessario il flyby della sonda Voyager 2, avvenuto alla metà degli anni Ottanta. Ecco. Il colore verdastro era già noto, lo si conosceva, ovviamente il disco era visibile con i grandi telescopi, un disco verdastro. Tuttavia però tante delle cose che Sicci aveva messo nero su bianco, anche la stessa formazione della Terra e della Luna, no? Controversa da tanti anni, perché varie ipotesi si sono succedute, e Sicci sosteneva che c'era stato un enorme cataclisma cosmico, cioè agli albori del sistema solare. Agli albori, esatto, del sistema, ecco, solare. Proprio recente la notizia che è apparsa circa 2 anni fa, che ha confermato la genesi dell'impatto cosmico. Una ricercatrice italiana che opera in Israele, tale dottoressa Alessandra Mastrobuono Battisti del Politecnico di Haifa, ha ribadito che ci sono evidenze che indicano che nel sistema solare diversi miliardi di anni fa un protopianeta roccioso, una prototerra, si è scontrata, diciamo, con un altro protopianeta delle dimensioni di Marte, da cui poi sarebbe nata la Luna. Ecco, tutte cose che Sicci ha raccontato, certo, sin dagli anni 70. È l'ipotesi Teia, diciamo. Teia è una figura mitologica che è la madre di Selene, Elio e Aurora. Adesso non sto qui, sì, a dilungarmi in queste cose, ma parla di questo pianeta, appunto, che era Tiamat, secondo la mitologia, sì, esatto, sumera, bravissimo, la Terra, bravissimo, e che trovò, diciamo così, sulla sua traiettoria uno dei satelliti presenti nel corteo di questo pianeta invasore proveniente dal profondo, che Sicci ha identificato nel mito delle Numa Elish con il nome di Nibiru Marduk. Ecco. Esatto. Uno di questi satelliti, il vento del nord, avrebbe cozzato, diciamo, contro Tiamat, squarciandola, sventrandola. E spostando l'orbita, ovviamente. Ovviamente, sì. E, un'altra cosa, Luca, tu parlavi prima delle analisi, diciamo così, delle osservazioni che avvengono ai limiti del sistema solare, alla ricerca da parte degli astronomi e non solo, di questo decimo pianeta, chiamiamolo così comunemente. Ecco, però giustamente, Ottavio, adesso per non generare confusione presso le ascoltatrici e gli ascoltatori, cerchiamo di mettere un po' ordine. Allora, diciamo così, fino all'estate 2006 i pianeti del sistema solare su tutti i testi scolastici erano 9. Ecco, sì, Plutone, poi dopo è stato retrocesso. Ecco, no, ma è importante ricordare che cosa è accaduto, perché altrimenti non si capisce. Certo. Allora, al di là del Sole abbiamo il Mercurio, abbiamo Venere, abbiamo la Terra, Marte, abbiamo Giove, Saturno, Urano, Nettuno, che è l'ottavo, e il pianeta Plutone, che sin dalla mia infanzia è sempre stato ricordato, e anche dalla tua, come il nono, certo, pianeta. Ecco, cosa accade? Accade che sin addirittura dalla scoperta di Nettuno ci si era resi conto che un ulteriore pianeta probabilmente era presente, perché le orbite di Urano e Nettuno continuavano a essere perturbate. Ebbene, tra tutti i grandi scienziati del passato ricordiamo il matematico bostoniano Percival Lowell, che coniò l'espressione pianeta X, dove X è l'incognita per antonomasia, ma sappiamo bene che nella numerazione X può indicare anche il numero 10. Certo. Quando fu scoperto Plutone, a pochi gradi di distanza da dove Percival Lowell, tra l'altro, lo aveva indicato, si pensò di aver scoperto il cosiddetto pianeta X, che sarebbe stato il nuovo pianeta per diverso tempo. Ecco, ma dopo, pian piano, ci si rese conto che la massa e la dimensione attribuita a questo pianeta, che fu scoperto otticamente da Clyde Tombaugh nel 1930, questo pianeta era stato sovradimensionato, no, come dimensione, come massa. Sì, in effetti mi sembra che sia grande quanto la Luna. Nel 1978 James Christie, aiutato da Harrington, che lavorava all'osservatorio navale, entrambi lavoravano all'osservatorio navale americano, riuscirono a determinare la massa del sistema Plutone e del suo satellite principale, che poi fu chiamato Caronte, proprio perché Christie riuscì a risolvere, no, il disco sfocato di Plutone, e si accorse che la gobba che era stata vista precedentemente in realtà nascondeva la presenza di un satellite molto vicino che orbitava
attorno al comune centro di Massa. Un sistema binario in realtà. Esatto, un pianeta doppio, e questo consentì di calcolare la massa, conoscendo le leggi di Keplero. Bene, nota la massa del sistema, si capì che la massa non era neanche paragonabile alla massa terrestre, si parlava di pochi millesimi, no? Della massa della Terra. Quindi subito ci si rese conto nel 1978, e di questo va dato onore a Harrington e a Christie, che il Plutone non ha nessuna influenza gravitazionale apprezzabile su Urano e Nettuno. Ma allora rimane, ecco, di nuovo entra di prepotenza l'ipotesi del pianeta X. Cosa accade? Accade che all'inizio degli anni 2000 viene scoperto un corpo celeste che sembrerebbe avere una dimensione superiore a quella di Plutone. E autore della scoperta è Michael Brown, che lavora al California Institute of Technology, e viene, si scatena un putiferio, perché perdonami, Luca, si tratta di all'orbita di Plutone, esterno all'orbita di Nettuno, quindi è un transnettoniano, sì, molto distante, e gli viene affibbiata una sigla, tipicamente nel gergo astronomico, poi un nome, un soprannome, diciamo così, provvisorio, e alfine un nome definitivo. Il nome definitivo, certo, viene pescato sempre nella mitologia greca, si sceglie Eris, che è la dea della discordia. Infatti questo pianeta, questo corpo celeste, divenne oggetto di una vera e propria discordia. Si scatenò un acceso dibattito, e a Praga, nell'agosto 2006, dopo aspre discussioni e litigi, gli astronomi dell'International Astronomical Union, dell'Unione Astronomica Internazionale, decretarono la fine dello statuto di pianeta di Plutone. Si disse che Plutone apparteneva a una nuova categoria di pianeti chiamata pianeti nani. Perché? Perché fu ridefinita la definizione, fu ridefinita, diciamo, che cosa contraddistingue un pianeta. Allora furono creati tre criteri. Allora, il criterio diciamo della dominanza orbitale, cioè un pianeta deve essere tale se riesce a ripulire la zona circostante dal materiale, quindi esercitare la sua dominanza orbitale. E il criterio della sfericità o equilibrio idrostatico deve essere ovviamente deve avere una natura sferica o sferoidale, quindi aver raggiunto una massa tale da avere una struttura sferica. E poi il criterio della rivoluzione orbitale, cioè deve rivolvere, deve girare attorno al Sole, ecco così. Se questi tre criteri sono rispettati, si ha un pianeta. Se non lo sono rispettati tutti e tre contemporaneamente, non lo si ha. E in questo caso per Plutone non lo si avrebbe, perché non avrebbe ripulito la zona orbitale circostante. Chiarissimo, Luca, sei stato chiarissimo. Ecco, cosa accade? Questa cosa è micidiale, ovviamente, spodesta Plutone dal suo rango, automaticamente i pianeti da 9 diventano 8. Ecco che a distanza di alcuni anni degli scienziati, sempre del California Institute of Technology, tra cui proprio Michael Brown, colui il quale ha metaforicamente o in maniera allegorica assassinato Plutone, diciamo così, con grande forza anche mediatica, propone la teoria del pianeta 9. Ho capito, è chiarissimo ovviamente, ma una domanda. Non sono solo gli astronomi ad occuparsi dell'osservazione di ciò che c'è ai confini del Sistema Solare, ovviamente, Luca. Come ben sai, uscirono fuori alla fine degli anni 90 delle figure, diciamo così, controverse o meno, che tirarono in ballo, cioè non la figura in sé di ricercatore, ma la storia fu molto particolare, interessante, strana. Praticamente è una storia che vide coinvolto anche il Vaticano. Se ne vuoi parlare, siamo... Sì, magari tu interrompimi ogni tanto, perché altrimenti io perdo anche il filo del discorso. No, stiamo andando a braccio, Luca, ovviamente, quindi man mano che mi vengono in mente le cose... Sì, tu sentiti libero di interrompermi quando preferisci. Intanto volevo spezzare una lancia. Dimmi. A favore di chi? Ti chiederai, certo. Immagino. Sì, ma ho capito. Tutti coloro che mi hanno preceduto e che in un certo senso con le loro intuizioni e il loro lavoro di divulgazione mi ha ispirato. Ovviamente io ho fatto un lavoro del tutto sui Genesi, un lavoro che è durato anni, perché io ho scritto quattro saggi dedicati al mito di Nibiru e al decimo pianeta
Il primo, che poi ho rinominato cambiando titolo, è Nel segno di Nibiru, dalla Mesopotamia ai servizi segreti vaticani, ai servizi segreti vaticani. Poi scrissi un altro che si intitola, con un titolo forse un po' infelice, comunque Apocalisse dello spazio, l'avvento di Nibiru e dei vigilanti, un terzo dedicato diciamo più al contesto storico-astronomico della questione controversa del decimo pianeta, che si intitola L'ombra del pianeta X, storia del decimo pianeta fra servizi segreti e insider, e il quarto diciamo che a completamento degli altri tre è Alla ricerca di Nibiru, forze occulte del papato nell'epoca del contatto. Ecco, ma io come sono venuto diciamo a conoscenza di queste tematiche che sono affascinanti, intriganti, ma anche mi sono reso conto per esperienza diretta molto pericolose. Spinose. Perché? Pericolose, indubbiamente pericolose, scivolose, insidiose. Perché? Intanto io fui introdotto all'interno del Centro Ufologico Nazionale, su mia richiesta di adesione, dal biologo Giorgio Patera. Ora, Giorgio Patera è stato, e forse lo è anche tuttora, responsabile scientifico dell'associazione del Centro Ufologico Nazionale, che tra l'altro festeggia, mi pare, anche tante candeline ultimamente, perché è nata negli anni 60 ed è tra le più vecchie associazioni ufologiche del mondo. Mi sembra 50 ecco, anni, mi sembra. Esattamente, ecco, lui mi introdusse dapprima come collaboratore e poi io ne divenni socio, ma io lo conobbi sì, già nel 2001, lo conobbi in Veneto, dove lui fu relatore a un convegno, ma poi io andai in Romagna e andai ad assistere a uno degli incontri da egli organizzato e dall'associazione di cui egli fa parte, l'ESO Galileo di Parma, la quale, diciamo così, in quale incontro era centrato sul mito di Nibiru, che io assolutamente ignoravo. Allora, innanzitutto io appresi dell'esistenza di questo mito e delle ricerche di Zecharia Sitchin da Giorgio Patera. Poi mi imbattei ovviamente nella letteratura specializzata e non posso non menzionare intanto Adriano Forgione, il quale anche egli operò all'interno delle redazioni dell'Associazione Centro Ufologico Nazionale, all'epoca veniva pubblicata Notiziario UFO, che poi divenne UFO Notiziario, e non posso non menzionare anche Cristoforo Barbato, di cui parleremo magari successivamente più in dettaglio. Sì. Ecco. E poi altri ricercatori indubbiamente che mi ispirarono furono più o meno sconosciuti, un tale Pasquale Borriello, il quale tra il 2000 e il 2002 ecco, realizzò un sito, curò un sito che attualmente non è più attivo, si chiama ildecimopianeta.com e lo si può rintracciare attraverso, non so se lo conosce Ottavio, quel sito che si chiama archive.org, che praticamente tiene la memoria di tutte le pagine ipertestuali, lo conosci? Me ne parlava qualche settimana fa Combinazione, un mio amico che cercava di recuperare vecchi dati da un suo sito internet. Sì, assolutamente. Ecco, allora, esattamente, bravo. Allora, a tutti coloro che sono interessati, che sono curiosi magari, collegandosi ad archive.org, digitando l'indirizzo URL corretto, possono accedere, qualora vi sia una memoria ovviamente nei server, a precise date, diciamo così, che all'epoca erano visibili in rete. Ecco. Ecco, Pasquale Borriello fu uno degli altri e poi ultimamente ovviamente si sono aggiunti altri personaggi. Mi piacerebbe anche citare un personaggio che probabilmente in Italia non è noto, non so se tu lo conosci, Sergio Gatti, sai chi è? No, non lo conosco. Ecco, io ho trovato uno straordinario testo, molto breve, un piccolo saggio pubblicato nel 2005 da questo romano, Sergio Gatti, e il titolo del suo libro si chiama Il pianeta abitato, serpente piumato, e lui fa praticamente una comparazione, una sorta di lettura comparata, no? Delle antiche tradizioni della valle dell'Indo, delle Americhe precolombiane e ovviamente l'area mesopotamica. Lui dice che praticamente le tracce di questo corpo celeste invasore che in Mesopotamia veniva identificato secondo Sitchin, no? Nella stella di Marduk, cioè Nibiru, era noto anche nelle Americhe, ma era noto anche nella valle dell'Indo, e lui lo identificava in una delle tre divinità della triade, sai, Brahma, Vishnu e Shiva. Ecco, lui dice che questo pianeta praticamente al di sopra del piano dell'eclittica veniva allegoricamente, metaforicamente identificato in
in un animale, al di sotto del piano della critica invece in un altro animale. Al di sotto del piano della critica sarebbe stato il cosiddetto serpente piumato, no? Che tu ben sai, certo, veniva adorato nelle Americhe, sì. Ecco. E invece sotto forma di uccello, ecco, al di sopra del piano della critica. Un'ipotesi affascinante che mi piace, perché ovviamente mostra che anche altri cercano nel passato, diciamo, le origini delle conoscenze astronomiche che oggi noi stiamo incamerando. Interessantissimo, cioè, questa cosa non la sapevo, anche nei tuoi libri non viene riportata. No, questo io no, anche perché è una scoperta abbastanza recente che io poi vorrei anche un po' approfondire Per un prossimo libro, Luca. Un prossimo libro? No, non lo so. No, non credo, perché io ho scritto 4 libri sul decimo pianeta e il mito di Nubia, non so cos'altro si possa aggiungere, perché ho sviscerato la materia. Esaurito. Sì, sì, è stato molto esaurito. Certo, non sono stato esaustivo, perché è impossibile, perché la materia è vastissima, però penso, mai dire mai, però voglio dire, cos'altro potrei dire? Niente, torniamo a quello di cui avevamo... Alla storia del Vaticano. Esatto, cioè di questo argomento si occupò anche Cristoforo Barbato, che per chi non lo sapesse... Però, sì. Se ne occupò Adriano Forgione, perché Adriano Forgione, che adesso attualmente no, è il curatore, diciamo, fondatore, direttore editoriale, così, sì, della sua rivista Fenix, sì, che si occupa di misteri, delle antiche civiltà passate, così, e cose legate a queste, ecco, lui all'epoca era, diciamo così, operava nella redazione di riviste che si dedicavano all'ufologia e alla controinformazione. E lui fu proprio, diciamo, la prima persona a parlare della cosiddetta sonda Siloe. Esatto. Ecco, all'epoca ovviamente la si associò sia al Vaticano, ma lui ventilò l'ipotesi che magari la sonda Siloe potesse essere la sonda Pioneer 10, magari a cui era stato cambiato il nome, inserito in un programma diverso, ecco, come ipotesi, diciamo così. Sì, nel corso dei miei approfondimenti invece io mi sono reso conto che molto probabilmente la verità è un'altra. Cioè la verità sarebbe, usando il condizionale, che uno, il Vaticano, con l'aiuto delle proprie conoscenze, delle proprie finanze e delle collaborazioni con l'industria aerospaziale americana e con gli americani, avrebbe avviato un programma di esplorazione spaziale segreta e che avrebbe condotto anche al monitoraggio e all'acquisizione di dati del pianeta X, alias Nibiru, avvicinandolo proprio con una sonda spaziale pensata ad hoc, costruita ad hoc, lanciata nello spazio remoto. E in secondo luogo che la sonda Pioneer 10, ma questo, diciamo, è stato un mio lavoro di approfondimento, in realtà avrebbe avuto un ruolo molto riservato, conferitole dopo la fine della missione ufficiale, e la sonda Pioneer 10 avrebbe anch'essa sorvolato a grande velocità il pianeta decimo, o pianeta X, alias Nibiru, acquisendo dati e inviando a terra anche alcune immagini. E io sarei stato destinatario anche di un paio di queste immagini, tra l'altro le stesse immagini che ricevette all'epoca Adriano Forgione quando operava a Roma presso queste riviste di ufologia, all'epoca Dossier Alieni e UFO Network. Ovviamente questa sonda Silo è quando dovrebbe essere stata lanciata, orientativamente? Allora, da quello che ho capito io, sarebbe stata lanciata nel 1990, posta in orbita attraverso un velivolo di classe Aurora, quindi si parla di un velivolo supersonico facente parte dei Black Project americani, non di pubblico dominio, un velivolo capace di prestazioni incredibili a livello di avionica, aerodinamica, eccetera, eccetera, capace di uscire dall'atmosfera terrestre. Lanciata nel 1990, la cosa interessante è che, a differenza della maggior parte delle sonde spaziali, questa sonda sarebbe stata dotata di propulsione propria, e una propulsione non convenzionale, elettromagnetica, impulsi, e questa sonda avrebbe accelerato, sarebbe uscita dal sistema solare e avrebbe incontrato, dopo alcuni anni, viaggiando a velocità veramente considerevoli, diverse decine di chilometri al secondo, parliamo quindi non di una velocità paragonabile a quella delle sonde note, quindi che si attesta più o meno tra i 12 e i 15 chilometri al secondo, tanto per capirci. Anche perché, per fare un piccolo esempio, in pochi anni
per fare un esempio, Luca, perdonami, medie almeno 60-70-80 km al secondo, cioè velocità incredibili, no? Ecco, avrebbe avvicinato il pianeta X e addirittura poi avrebbe condotto una sorta, non so neanche io come, di riavvicinamento al sistema solare, inviando a Terra i dati acquisiti, e li avrebbe inviati a un radiotelescopio segreto gestito da personale appartenente all'Ordine dei Gesuiti e inserito in una struttura di intelligence chiamata Servizio Informazione del Vaticano. Questo radiotelescopio sarebbe ubicato in Alaska, mimetizzato. Sì, è una notizia che gira di questo telescopio in Alaska. No, la notizia non è che gira. La notizia proviene esclusivamente, solo e soltanto, dall'intervista che Cristoforo Barbato acquisì da questo insider del Vaticano che lo contattò e che Barbato volle incontrare fisicamente. Poi ovviamente, come dici tu, giustamente gira, ma gira nel senso che rimbalza da un sito all'altro, ma la fonte è unica, di questo sono certo al 100%. E queste famose immagini arrivarono e cosa si vedeva? Ovviamente per chi non ha mai visto il filmato, no, certo, o le fotografie, certo, ovviamente. Diciamo così. Quello che posso pensare io è che la sonda non abbia soltanto filmato, se è possibile filmare in quella remota regione dello spazio al di fuori diciamo dell'orbita di Nettuno, la luminosità è molto scarsa, però penso che un filmato all'infrarosso si possa fare tranquillamente con un equipaggiamento sofisticato adeguato. Sicuramente la sonda, se realmente esiste, ovviamente parlavamo così, la sonda avrà filmato il pianeta, fotografato il pianeta, acquisito dati relativi a eventuali campi magnetici del pianeta, studiato magari la composizione atmosferica del pianeta se possibile, eccetera eccetera, e la sonda avrebbe mandato tutti questi dati, determinando ovviamente anche la massa del pianeta, inviando tutti questi dati a Terra. E ora, di tutti questi dati, che cosa noi abbiamo o avremmo? Abbiamo quello che Cristoforo Barbato ha fatto filtrare, perché Barbato è stato destinatario di alcune informazioni inerenti alla sonda e soprattutto di una prova fisica, un'evidenza fisica che lui, diciamo così, ha testimoniato facendo un ciclo di incontri in giro per l'Italia dal 2005 fino, vediamo se ricordo bene, poco prima del 2011-2010, adesso comunque pochi anni, diciamo così, qualche anno, ecco, per qualche anno lui è stato invitato a convegni in giro per l'Italia mostrando che cosa? Un filmato di pochi minuti in bianco e nero con diciamo un'introduzione con delle scritte assolutamente tecniche, quindi con un'introduzione tipicamente di un qualche ambiente tecnico, dove si possono estrapolare una serie di dati, ma anche poco, perché non avendo, diciamo così, la codifica delle sigle, non si riesce a capire più di tanto, tranne che cosa? Che questo filmato sarebbe classificato al più alto livello di segretezza in uso presso l'intelligence vaticana, chiamato Secretum Omega. Sì. Analogo a che cosa? Al massimo livello di segretezza in ambito dell'Alleanza Atlantica NATO, che si chiama Cosmic Top Secret. Nel filmato, mi senti, Ottavio? Sì, ti sento benissimo, ti sto ascoltando. Nel filmato cosa si vede? Si vedono, diciamo, due spezzoni, un montaggio video, quindi è un montaggio video di due riprese diverse, probabilmente all'infrarosso, quindi non si vedono colori, di un enorme pianetoide con una densa atmosfera e in maniera molto bizzarra, in maniera molto sorprendente, si vede apparire come dal nulla un oggetto molto luminoso, puntiforme, però non si riesce a distinguere la forma, quale oggetto sembra spostarsi leggermente e poi all'improvviso questo oggetto sparisce e nello sparire si percepisce proprio un movimento cinetico, un movimento che fa capire che sia un'accelerazione quasi istantanea a velocità prossime a quelle della luce, quindi è assolutamente un filmato fantascientifico. Ma più che concentrarmi sul filmato, io mi concentrerei sulla mole di informazioni fornite da questo gesuita del Servizio di Informazione del Vaticano che contattò Cristoforo Barbato per divulgare la notizia dell'esistenza della sonda Sigle e tutte le informazioni che Barbato riuscì a acquisire e
filtrare attraverso l'intervista che il gesuita ha rilasciato. Accettò di rilasciare, sì, nel 2001 a Roma si incontrarono almeno due volte fisicamente in un luogo aperto al pubblico. E cosa è veramente interessante che, cos'è? Che sicuramente guardato ha acquisito sicuramente un'intervista audio, quindi lui avrà una registrazione, perché l'intervista si snoda, no, con domande, botta e risposta, è impossibile una persona abbia stenografato, no? Di solito nell'intervista si va con un registratore. Quindi, e poi si va a sbobinare ovviamente. L'avrà sbobinato, questa è la mia ipotesi, ma siccome io sono stato giornalista, so come si lavora, sicuramente l'avrà fatto. Allora, sarebbe interessante, sì, che un giorno magari questa intervista emergesse. Perché ovviamente l'intervista in sé non proverebbe l'identità del gesuita, non proverebbe l'esistenza di Libero, ma proverebbe, se non sono altro, che uno, Barbato, non ha preso in giro nessuno, e su questo io non ho alcun dubbio che Barbato sia stato onesto e sia stato intellettualmente onesto e soprattutto molto coraggioso nel fare l'opera di divulgazione che ha fatto, e proverebbe anche, sì, che anzi fornirebbe ulteriori dettagli, perché con il linguaggio, diciamo, che si potrebbe ascoltare, diciamo col tono della voce, che si potrebbe si capirebbero tante cose, capire tante cose che magari dall'intervista nero su bianco così non si possono evincere, certo, non avendo il tono della voce nella conversazione, no? Diciamo, il 70% della comunicazione è non verbale, ecco, quindi le pause, il linguaggio paraverbale dice molto di più a volte della stessa parola. Certo, assolutamente. Questo incontro venne i primi anni 2000, ovviamente, poi dopo Barbato. Nel 2001, e quello che io riuscii, diciamo così, a strappare come confidenza, ora Barbato si è ritirato a vita privata, ma questa cosa posso dirla perché non leve assolutamente né lui né me, non leve nessuno, anzi fornisce, diciamo così, un ulteriore dettaglio. Il primo incontro, da quello che capii io, avvenne prima del crollo delle Torri Gemelle. Allora, perché dico questo? Ti chiederai anche tu perché, immagino. Perché Barbato purtroppo non ha divulgato tutto, e per sua stessa missione nella pubblicistica, insomma nei servizi che lui ha scritto e anche nell'introduzione stessa che lui fece all'intervista al gesuita, lui dice stesso che quello che lui sta divulgando non è l'intero quadro della situazione, cioè, alcuni dettagli sono stati omessi. Lui faceva capire che si riservava di completare l'opera di divulgazione in futuro, magari quando i tempi sarebbero stati più maturi, più propizi, diciamo così, o più sicuri forse per lui, non lo so. Comunque, da quello che ho capito, lui ebbe i primi contatti alla fine degli anni 90. A partire, diciamo così, dall'anno 2000, questo personaggio si palesò con la sua, diciamo, identità, facendo capire effettivamente chi fosse. Barbato lo incontrò almeno un paio di volte nel 2001, ma allora la domanda che tutti si fanno, e anche tu ti starai facendo, perché lui aspettò il 2005 per uscire con un comunicato stampa in cui lui divulgava l'esistenza del Secretum Omega, del fatto che il Vaticano sarebbe, usiamo il condizionale, a conoscenza dell'esistenza di Nibiru e che Nibiru sarebbe proprio il pianeta X a lungo cercato dalla moderna astronomia? Ti starai chiedendo perché ha atteso 5 anni? Penso. Assolutamente sì. 5 anni sono una quantità di tempo incredibile, molto grande. Beh, intanto questa storia è assolutamente allucinante. Cioè, se io fossi lo sceneggiatore di qualche film, probabilmente, leggendolo, non conoscendola, mi innamorerei di questa storia qui, no? Perché è molto interessante, un sacco di interpretazioni, e si presta proprio a un classico film, no? Alla Robert Ludlum. Insomma, quello che voglio dire io è questa storia è allucinante e assurda. Quindi posso pensare che Barbato abbia avuto tutta una serie di remore a farla uscire, perché chi avrebbe potuto prestare fede a una simile storia, in effetti, no? È assurda questa qua. Cioè, il Vaticano paga qualcuno perché mette in orbita una sonda, tra l'altro una sonda dotata di una propulsione molto sofisticata, sì, motore a impulsi elettromagnetici, che va a esplorare un mondo abitato addirittura da una razza aliena, evoluta e anche, per definizione del gesuita, anche molto bellicosa, chiuse virgolette. Sì. Barbato attese
5 anni, ma quello che io sono riuscito, diciamo così, a sapere è che in realtà il gesuita avrebbe confinato a Barbato che questa storia assolutamente doveva essere divulgata entro uno specifico anno. E su questa diciamo deadline. Come mai? Che forse, questa cosa non la sa nessuno, diciamo così, pubblicamente. La sto divulgando per la prima volta a te. Penso che ti farà piacere. Grazie per l'esclusiva. Grazie per l'esclusiva. Il gesuita, per motivi a me sconosciuti, praticamente pregò Cristoforo Barbato di far uscire questa storia entro un determinato anno, ma nemmeno Barbato conosceva il motivo. Siccome questa storia io stesso avrei avuto difficoltà a gestirla, perché è una storia allucinante, Barbato comunque aveva tutta una serie di remore, di paure, diciamo così, di diffidenze, perché anche se aveva capito che l'identità del gesuita era reale, aveva già verificato le sue credenziali a sua insaputa, comunque poi durante un incontro fisico era riuscito a acquisirne di nuovo, insomma si era convinto 100% la persona era chi effettivamente diceva fosse, ma questo non vuol dire che gli stesse passando le informazioni vere, ovviamente, no? Oh, assolutamente, poteva anche... Ecco, col senno di poi, ovviamente, questo lo scoprì anche Barbato, col senno di poi forse abbiamo avuto un indizio sul perché questa storia avrebbe dovuto circolare almeno prima di questo anno. Questo anno, indovina qual è? Fu l'anno 2003. Ora, se io ti faccio una domanda, nel 2003 quale evento, diciamo geopolitico, o comunque quale evento di risonanza internazionale ha contraddistinto quell'anno lì? Tu che cosa mi elencheresti? La prima cosa che mi viene in mente è l'invasione dell'Iraq. Bravissimo Ottavio, promosso. Grazie. Marzo 2003 mi pare. È bravissimo, è primavera 2003. Ora, a differenza della prima guerra nel Golfo degli anni 90, la seconda guerra nel Golfo, già la prima era molto discutibile, la seconda, vabbè, magari non tutti l'hanno capito subito, ma a distanza di anni tutti hanno capito che è stata fatta per motivi che nulla avevano a che fare con la ricerca delle armi di distruzione di massa, che non c'erano più, perché Saddam Hussein non le aveva più, non sono mai state trovate. Cioè, con falsi pretesti, no? Con un casus belli, si è mossi alla conquista della Mesopotamia distruggendo uno Stato, creando centinaia di migliaia di orfani e vedove, no? Calpestando il diritto internazionale, insomma, un disastro di cui ancora oggi paghiamo tutti il prezzo, perché il Medio Oriente è una santa barbara che sta suonando, lo sappiamo tutti, sì, ormai, e corriamo dei rischi gravissimi. Certo, è chiaro, è visibile ogni giorno, quindi. Bene, nel 2005, non so se conosci Stan Dio, sai chi è? È un rivelatore che ha operato certi livelli di intelligence e anche lui si è interessato alle energie alternative, alla fisica, diciamo, di frontiera, così. Lui fu intervistato da una radio americana e lui disse: "The Sumerian Gods are returning", e al Pentagono, nei corridoi del Pentagono, dall'epoca si vociferava di questo. Cioè lui ha confidato a questi conduttori radiofonici americani che al Ministero della Difesa americano si sapeva già che dalle profondità dello spazio stavano ritornando gli dei sumeri. Ma ne parla anche, apro una parentesi veramente brevissima, anche in un'intervista a Bob Dean, mi sembra. Sì, certamente, sì. L'ex sergente maggiore della NATO. Conosci benissimo l'intervista di Bob Dean. E tra l'altro, una cosa interessante, Sicci prima di morire ha ribadito più volte che il ritorno degli dei dallo spazio, gli dei sumerici, sì, gli Anunnaki in accadico, sì, o Anun in sumerico, sì, non necessariamente coincide col ritorno del loro pianeta Mardu con Nibiru, giusto? Sì, poi dopo alla fine ti farò una domanda sul ritorno, chiudiamo parentesi, vai avanti. Bene, quindi adesso io non so perché il gesuita avesse chiesto di divulgare la storia entro 2003, ma molto probabilmente. Mi viene da pensare che a certi livelli di intelligence sapevano benissimo che l'11 settembre si stava preparando, che l'11 settembre era un inside job, è una false flag operation. Ovviamente probabilmente lo sapevano sia in Europa, lo sapevano probabilmente anche gli inglesi, lo sapevano gli israeliani, secondo me lo sapevano tutti, perché purtroppo c'è una componente, diciamo,
americana a certi livelli politici e militari, che voleva un cambio deciso, no? Nella di politica rotta, estera sì, americana. Politica, di, politica internazionale. Ecco. Esatto, volevano una nuova Pearl Harbor, lo hanno anche messo per iscritto, e insomma tutte le contraddizioni della versione ufficiale, il fatto che i rottami presenti di fronte al Pentagono non fossero compatibili con un disastro aereo, e il crollo delle torri gemelle avvenuto a livello fisico in una maniera completamente incompatibile con un crollo o un incendio dovuto alla presenza di un aereo, ma più compatibile invece con una demolizione controllata. Insomma, tutte queste evidenze, questi indizi suggeriscono che è stato creato ad arte questa cosa qui, quindi come è stato creato ad arte si era già pensato all'invasione dell'Iraq. Assolutamente. E quindi mi viene da pensare che al Vaticano conoscevano che questi eventi geopolitici, no? del futuro imminente, che avrebbero comportato enormi sofferenze a livello umano, che avrebbero portato, diciamo, gli stati a cambiare le loro politiche, no, interne, a livello di sicurezza, di sorveglianza dei cittadini, e avrebbero comportato anche spargimenti di sangue ulteriori all'estero, guardiamo cosa è accaduto in Afghanistan, e probabilmente avrebbero condotto anche a una recrudescenza del terrorismo internazionale, che purtroppo ha assunto nuovi connotati, no? Adesso si è praticamente identificato con risorgere, diciamo, dei sogni del califfato. Ecco, una così, domanda, per cui... Luca, per quanto riguarda l'invasione dell'Iraq, che appunto il 2003... venne saccheggiato il museo di Baghdad. Esatto, e diciamo così, non si sa, c'è stato un progetto di ricostruzione del museo a cui hanno partecipato anche le autorità italiane, questa cosa va dato merito, no? Si dice, correggimi italiani. Se sbaglio Luca, si dice che le truppe americane appena entrarono a Baghdad andarono al museo. No, sì, questa notizia io non la conosco. So che durante girava. I primi giorni, diciamo così, dell'invasione, dell'occupazione, bande di criminali assaltarono il museo, lo depredarono, e ai soldati americani non fu ordinato di intervenire. Questa cosa è scandalosa per me, perché era uno dei musei, diciamo, più prestigiosi del mondo, che ma esistono foto di questi reperti, diciamo, di civiltà che sono state la culla della civiltà umana, ovvero la terra tra il Tigre e l'Eufrate, i reperti delle civiltà accadiche, quindi assiro e babilonesi, e quindi anche dei sumeri che li hanno preceduti, e il fatto che sia stato depredato e che non abbiano mosso un dito, ecco, la dice lunga su quale prezzo abbia dovuto pagare, non solo in termini umani, perché l'Iraq, oltre alle centinaia di migliaia di morti, di orfane, vedovi, di gente mutilata, ha perso anche un'incredibile ricchezza del patrimonio storico archeologico. E la stessa cosa sta accadendo in Siria, purtroppo, con l'avanzata dell'ISIS e con questo estremismo religioso che tutto ciò che trova in antitesi con i propri credi, no, diciamo così, senza appello e a senso unico, ecco, distrugge e incendia, saccheggia. Cioè, quello che sta succedendo, diciamo, dal 2003 a oggi è la distruzione delle nostre radici. E c'è qualche foto di qualche reperto del museo di Baghdad, Luca? Si sa che cosa può essere sparito? Di preciso. L'inventario di cosa è sparito io non ce l'ho, sinceramente, no, nel bisognerebbe senso fare una ricerca. Si sapeva... Probabilmente è stato rimpiazzato, qualcosa è stato recuperato, ci saranno state delle copie. Bisogna anche vedere, rispetto all'inventario di ciò che è stato trafugato, l'inventario di ciò che non era pubblico, perché lo sanno tutti, penso, che i musei hanno anche dei reperti che non sono esposti al pubblico. Ne so qualcosa a Berlino. Racconto cose per esperienza personale. Sì, nel senso che a Berlino il famoso sigillo non è esposto al pubblico. Non è esposto al pubblico, sì, sono stato lì a Berlino qualche anno fa, al museo. L'hai cercato? L'ho cercato e non è esposto. Abbiamo chiesto in giro dove fosse, nessuno sapeva nulla. Ma anche se tu avevi fornito la sigla corretta? Assolutamente sì. 243? Sì, assolutamente. Niente. Anche perché i reperti sumeri lì al museo di Berlino sono contenuti in poche stanze e le teche non sono tantissime. Beh, l'abbiamo visionate... carico, un po' più recente, non è di epoca sumerica. Comunque il fatto che non sia esposto o il fatto che non sappiano nemmeno date, indicazioni, la dice lunga sul fatto che reperti archeologici scomodi, no? Ecco, vengono passati sotto silenzio o magari coperti.
cassetti. E sarà in qualche sotterraneo, Luca, in qualche cassetto. Bene, ecco, allora, a beneficio di chi ci sta ascoltando, ricordiamo che cosa hai cercato al Museo di Stato di Berlino. Hai cercato un sigillo di epoca accadica, quindi assiro-babilonese, risalente a diverse migliaia di anni fa, il quale, su un sigillo di terracotta di una grandezza di circa un pollice, attesterebbe sono piccolissimi i sigilli, attesterebbe a livello proprio grafico, quindi rappresentazione grafica, l'esistenza e la conoscenza del sistema solare con tutti i suoi membri, più un membro in più, rispetto ai pianeti noti, quindi oltre ai corpi celesti noti che sono Sole, Luna e tutti gli altri pianeti, Plutone ce ne sarebbe un dodicesimo, contando il Sole e la Luna, e i nove, anche se adesso sarebbero otto perché Plutone è stato declassato, ce ne sarebbe uno in più. E Sitchin diceva che questo pianeta in più è la stella di Marduk, appunto Nibiru. Cosa interessante è che in ogni caso, qualunque cosa questo sigillo rappresenti, siccome c'è un globo con dei raggi ed è attorniato da altri globi, sicuramente che rappresenti il sistema solare o che rappresenti un altro sistema stellare, chi ha creato questo sigillo conosceva la teoria eliocentrica, sapeva che il Sole è una stella, o comunque ci sono le stelle che hanno attorno a sé i pianeti che orbitano proprio attorno alla stella, che è un concetto che noi, perché venisse accettata, abbiamo dovuto aspettare la biura di Galileo e tutto quello che è venuto dopo, finché poi la Chiesa ha fatto un passo indietro e ha sdoganato la teoria eliocentrica. Chi vuole demolire questa teoria che i sumeri, gli accadici, insomma, conoscessero il sistema solare, sono arrivati a dire che quello rappresenta un altro sistema, che è anche peggio. Sì, ma è anche questa peggio. Cosa è molto interessante, è però, sai, perché non necessariamente demolisce i miti cosmogonici che in realtà rappresenterebbero una sofisticata cosmogonia, no? Secondo l'interpretazione di Sitchin. Perché se rappresenta un altro sistema stellare, l'interrogativo, no, si raddoppia. Ma allora quale altro sistema stellare? E per quale motivo quel sistema stellare è così importante per quel popolo, capisci? Cioè, in ogni caso indica, secondo me, un contatto con una civiltà molto evoluta che ha passato delle informazioni. Ecco. E il Sitchin, che ricordiamo per chi non lo sapesse, quando venne in Italia fino agli anni 90 o il 2000, adesso precisamente l'anno non lo ricordo, venne ricevuto in Vaticano, quantomeno gli venne dato il permesso di visitare la Biblioteca Vaticana, se non ricordo male. Esatto, questo lo racconta lo stesso Sitchin. La cosa interessante è un'altra chicca, se vuoi, un altro aneddoto che io fornisco alla platea della tua trasmissione radiofonica, è che Barbato ebbe la confidenza, ebbe la conferma di questa cosa qui in tempi non sospetti. Cioè, prima che Sitchin divulgasse questa sua visita, no? Sì. Gli fu confidata questa cosa. Sì, quindi un'altra cosa molto interessante questa. Ecco, Cristoforo Barbato gli confidò questa cosa qui, a Cristoforo Barbato fu confidata questa cosa qui, e praticamente poi io mi resi conto che era autentica, insomma. Lui però non la divulgò, ecco. Luca, io non so quanto tempo hai, noi potremmo ancora andare, però ovviamente siamo all'ora di trasmissione, quindi stiamo sempre ai tuoi tempi, ovviamente. Beh, 5 minuti sì, posso farle. Allora, andiamo a concludere. Luca, un'ultima domanda per concludere, per andare a conclusione della puntata, interessantissima. Parliamo di riscaldamento globale. La Terra si sta riscaldando e lo sanno tutti, ovviamente. Ma pochi sanno che è tutto il sistema solare che si sta riscaldando, anche i pianeti esterni, Urano, Nettuno. Secondo te questo può essere un altro segno di un qualche cosa ai limiti del sistema solare e di un qualche cosa anche che si sta avvicinando? E secondo te, secondo gli studi che hai fatto, l'ingresso nella parte interna del sistema solare di questo pianeta che appunto va a incrociare le orbite dei pianeti più interni, tra quanto potrà avvenire, secondo te? Sono domande difficili. Sono ovviamente molto, molto difficili. No, più che altro un'idea che ti sei fatto tu, ecco, personale. Ma l'idea che mi sono fatto io è questa. Se esiste un grande corpo celeste che ritorni all'interno del sistema solare, no? Su un'orbita cometaria, con enorme massa e un certo campo magnetico, potrebbe influenzare l'attività non solo dei pianeti, ma soprattutto del Sole, e quindi indirettamente l'attività solare, che risente dell'avvicinamento del campo gravitazionale
del campo magnetico di questo pianeta potrebbe rispondere a sua volta. Ecco, questa è una prima risposta così da non addetto ai lavori. E per quanto riguarda il ritorno di questo pianeta, è difficile dare una risposta. Diciamo così, che in passato un matematico americano mi scrisse e mi disse che si poteva lavorare sulla presunta, presunto, diciamo così, flyby della sonda Pioneer 10 nei confronti di un sospetto corpo celeste transnettuniano che avrebbe incontrato nel 1992 a circa 56 unità astronomiche da noi. Ecco, se effettivamente quel corpo che incontrò la Pioneer 10 e che deflesse la Pioneer 10 è effettivamente il pianeta X o alias Nibiru, se effettivamente è quello, si potrebbe pensare che facendo dei calcoli di meccanica celeste potrebbe arrivare nei pressi di Giove attorno al 2029 e il suo perielio, cioè minima distanza dal Sole, attorno al 2032, ma sono tutte speculazioni. Certo. Niente Luca, io non so come ringraziarti, ti siamo veramente grati della tua presenza a questa nuova puntata di Onde Corte, è stato veramente un piacere averti ospite qui anche se solo telefonicamente, speriamo un giorno magari di incontrarti fisicamente, magari a un nostro prossimo convegno, chissà. Ottavio, ti ringrazio per le tue parole e io sono stato felice di essere con voi e mi auguro che questa nostra conversazione, diciamo così, abbia aiutato le persone a farsi un'idea un po' più precisa rispetto a questa controversa questione del pianeta X e la controversa questione del mito di Nibiru. Io invito gli ascoltatori, se vogliono possono contattarmi in privato, anche contattare te e, all'acquisto io lo faccio, ecco, faccio il tuo sponsor all'acquisto dei tuoi libri, perché io li ho trovati veramente esaurienti e offrono un'ottima panoramica sulla letteratura, usiamo sto termine, la letteratura su lo studio su questo pianeta fantomatico, o forse no, che è ai limiti del nostro sistema solare. Ti ringrazio Luca, grazie ancora per la tua presenza e speriamo di risentirci presto. Un grande abbraccio. Un saluto, Ottavio. Ciao. Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao Luca. Ciao, a presto. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Ecco qua, finita la chiacchierata con Luca, è stata veramente una puntata, credo, molto interessante. Spero che possa aver fugato qualche dubbio ai vari ascoltatori. Speriamo di risentirci presto, sia con Luca, e sicuramente ci risentiremo presto con una nuova puntata di Onde Corte, con la presenza di Alfonso, che purtroppo stasera, come dicevo all'inizio, mi ha lasciato solo causa influenza. Gli mandiamo un grande abbraccio e un grande augurio di pronta guarigione. E a tutti noi, a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo alla prossima puntata. Buonanotte a tutti.